al 3 febbraio prossimo è possibile ammirare a Palazzo Reale di Milano una straordinaria mostra dedicata a Carlo Carrà, uno dei più grandi maestri del Novecento, protagonista fondamentale dell'arte italiana e della pittura moderna europea. Si tratta della più ampia e importante rassegna antologica mai realizzata sull'artista, un'occasione irripetibile che vede riunite circa 130 opere provenienti dalle più importanti collezioni italiane e internazionali. L'obiettivo è ricostruire l'intero percorso artistico del maestro, attraverso le sue opere più significative, dalle iniziali prove di visioniste ai grandi capolavori, che ne fanno uno dei maggiori esponenti e battistrada del futurismo e della metafisica. Si arriva poi ai dipinti ascrivibili ai cosiddetti valori plastici, non senza trascurare le grandi composizioni di figura, soprattutto degli anni 30, il decennio a cui risalgono anche gli affreschi per il Palazzo di Giustizia di Milano, documentati in mostra dai grandi cartoni preparatori. Tutto bene? Cerco la professoressa Bottone. Sono io. Ah, mi piace, sei una donna diversa, coraggiosa, non sei banale. Di questo film ha questa grande qualità che abbatte l'ipocrisia dell'uomo che è costretto a stare dentro una casa dove si annoia e comunque in un amore non corrisposto. E lo stesso vale nel rapporto tra il padre e il figlio, comunque non mette il figlio di fronte a una realtà finta, ad un futuro nel quale lui stesso non crede, e per farlo usa in maniera anche abbastanza divertente e intensa il fatto di non essere un supereroe. Io non sono a tua disposizione, io voglio stare bene quanto te. Senti, come ruolo? Dimmi. Ti è piaciuto interpretare questo ruolo e hai trovato qualche difficoltà in qualcosa oppure no? Come ci sei rapportato? No, il ruolo lo abbiamo costruito in maniera molto attenta e progressiva con il regista e la sceneggiatrice, cosa che in cinema non succede molto spesso. E devo dire la verità che c'è stata grande disponibilità da parte di Wolfgang. Emotivamente è stato difficile lavorare su delle corde che in qualche modo... Io molto spesso quando lavoro mi chiedo chi sta agendo. Cioè se sta agendo Alessandro che entra, si accosta al personaggio, piano piano lo sposta, o se invece l'attore deve cercare di far agire il personaggio. Quindi la costruzione... Molto spesso mi sono trovato a dover aggiustare il tiro per cercare di mettere ad Umberto di dargli la scena. Di dargli la scena, sì. Però no, mi sono molto divertito a lavorare con Sara, è stata un'intesa importante che si vede nel film. E lo stesso Wolfango ha lavorato con grandissima meticolosità. Proprio di te mi dovevo innamorare. Alters, che cosa significa? Spieghiamo partendo dal titolo qual è il filo conduttore di questo libro. Alters in gergo è altri. Il protagonista appunto è Albert Longo e ha varie personalità. C'è Marvin che è un vedovo, e c'è Ernesto che è a ricerca del fratello, e Pasca sopravvissuto alle atrocità della guerra in Kosovo. Ecco, da cosa è nato l'idea di utilizzare un personaggio malato in questo modo? Cioè, come ti è nata questa idea? Doveva nascere come un fumetto. C'era un progetto con alcuni amici, però il progetto è saltato e ho provato a fare un libro. Ho provato ed è andata bene. E ovviamente il personaggio, questi personaggi distopici nei fumetti oggi sono molto usati, quindi come Dagger Dennis e tanti altri personaggi, e nelle graphic novel degli ultimi anni. E da lì è nata l'idea e la passione. C'è uno spunto di attualità abbastanza forte, cioè il fatto che il governo, insomma comunque le case farmaceutiche utilizzino a volte le malattie per avere dei benefici economici.
Sì, infatti sì, ho voluto sfruttare anche quel punto, non soffermandomi sul luogo comune delle case farmaceutiche, ma anche sui governi. Insomma, se ne sentono molte di giornalisti, appunto, l'ultimo qualche giorno fa ucciso per alcune indagini. Insomma, questi personaggi scomodi che vengono tolti di mezzo, insomma. Guardia, tutto a posto? Sì, è Esce tutto a nelle sale posto. Uno di famiglia, diretto da Alessio Maria Federici e interpretato tra gli altri da Pietro Sermonti, Lucia Ocone e Nino Frassica. Luca, un 43enne mite e sornione, sbarca il lunario insegnando dizione. Un giorno, per caso, salva la vita al suo allievo Mario, un giovane desideroso di fare l'attore a cui va corretta l'inflessione dialettale. Ci vuole un po' di tempo per togliere la cadenza dialettale, ma sei molto migliorato. Insomma, mi stai dicendo che quando hai cominciato mi sapete assente. Cioè? Ad insaputa di Luca, però, il ragazzo è il rampollo di una potente famiglia malavitosa calabrese, i Serranò, ora in debito con lui. Come un fulmine a ciel sereno, nella sua vita e in quella della fidanzata Regina, irrompono così la spietata zia Angela ed il capofamiglia Peppino Serranò, l'uomo a cui nessuno può dire di no. Uno di famiglia. Tanto ci vediamo, vecchio scappi. Scappo, e dove?